Questo video è in collaborazione con cdkeyoffers.com. cdkeyoffers è il paradiso dei codici a prezzi stracciati per software, giochi e addirittura sistemi operativi da usare su Steam, Origin, Uplay, PlayStation e anche PC. Usa il codice ISSAM per stracciare ancora di più il prezzo e prendere a due soldi FIFA 21, Horizon, Fortnite, Mortal Kombat, Microsoft Windows 10 Pro, Microsoft Office e tanti altri. Come si fa? Molto semplice. Registrati, cerca quello che ti serve, usa il codice sconto e paga con carta di credito, PayPal o addirittura Bitcoin. Usa il codice di attivazione che trovi nella tua area personale per software che hai scelto, esattamente come ho fatto io con il mio nuovo Windows 10 Pro, acquistandolo a 10 euro al posto di 259, molto semplicemente incollandolo nell'apposito spazio per l'attivazione o cambio licenza. Oggi vado subito al sodo e ti dico che se c'è uno skateboard fuori strada che vale davvero ogni centesimo, si chiama Ride Propel Endeavor S. Certamente in questo video andremo come al solito a parlare dell'autonomia, della velocità massima, della coppia, la spinta in salita di questo skateboard, ma prima di tutto volevo spiegare il perché secondo me questo skateboard vale ogni centesimo rispetto all'H2C della Lautier, per esempio, che ha una batteria da 36 volt 10 ampere ora, mentre l'Endeavor S ha una batteria da 15 ampere ora, solo che è da 12S, quindi 44,4 volt. Tradotto in soldoni, qui abbiamo il doppio della capacità della batteria, ovvero 666 watt ora, mentre l'H2C ha solamente 360 watt ora. E se calcoliamo solamente il valore della batteria e di questi motori da 3000 watt l'uno, ecco, ci siamo già nei 300 euro, ma non è finita qui, perché qui abbiamo una doppia sospensione regolabile indipendente una dall'altra, e questo non è solamente una questione di comodità, specialmente in uno skateboard, perché regolando le sospensioni a seconda del proprio peso, a proposito, questo skateboard supporta 150 kg addirittura, ecco, possiamo ottenere una stabilità basata proprio sul nostro peso. Stabilità necessaria sicuramente quando parliamo di velocità di 50 km all'ora alla quale arriva questo skateboard. In realtà loro dichiarano 45 km all'ora. Io sono riuscito a misurare col mio peso di 70 kg circa 48-50 km. Allora, la cosa bella è che sono davvero molto onesti e ti dicono subito anche l'autonomia in base ai chili. Per esempio, io col mio peso sono riuscito a fare addirittura 50 km, mentre loro dichiarano con 75 kg che si riesce ad avere circa 45 km di autonomia, e se pesi 100 kg, ecco, riesce ad arrivare a 28, non 30, 28 dicono chilometri. Ora direi che è proprio onesto. Adesso proviamo la velocità massima nella solita salita, anche se di misurare la velocità, perché qua si può salire davvero a velocità molto alta. Ecco, arriva a 40 km all'ora addirittura. Ok, adesso proviamo la velocità massima dell'Endeavor S con le gomme gonfie, questa volta al posto di 30 psi a 40 psi. Vediamo che velocità massima riesce a raggiungere.
rumore di fa, il rumore che fa è spettacolare. Sgomma anche. Riesci a raggiungermi, Jacopo? Vai. Molto stabile anche a 50 km all'ora. Freno molto molto direi sicuro. Anzi, direi che io ho esagerato a spingere questo skateboard e ottenere questi 50 chilometri perché mi piaceva un sacco il suo rumore. Jacopo dice che è troppo rumoroso e io dico che sembra addirittura un fischio di un missile e sicuramente piacevole o no, comunque ti fai notare con questo skateboard. Incredibile quanto va veloce, vero? Ma fa un bordello, cioè... È bello però sentire. No? No? Sicuramente questo skateboard è stato pensato per il fuoristrada, quindi proprio adatto alle nostre strade. Anche perché alla velocità di 50 km all'ora, se qualcuno dovesse cadere da un monopattino, da una bicicletta elettrica, da una moto, anche da una macchina, si farebbe davvero tanto male, perciò il trucco è non cadere. Infatti proprio per questo motivo una macchina viene considerata più sicura di una moto e una moto più sicura di una bicicletta, forse dipende dalla velocità, una bicicletta più sicura di un monopattino, ecco. E se volessi fare lo stesso paragone per quanto riguarda gli skateboard, ecco, questo è il top da questo punto di vista come sicurezza, perché è molto difficile, davvero molto difficile, che un ostacolo in strada, che sia un tombino, una buca, anche un ramo, un sasso, vi possa far perdere l'equilibrio con questo skateboard. Ecco, l'unica cosa che vi potrebbe farvi perdere l'equilibrio è il non saperlo utilizzare, perché è davvero molto potente, specialmente nella modalità high torque, quindi con una coppia maggiore da pro, che adesso andremo a vedere sul telecomando. Ecco, ha una spinta, una coppia e una spinta improvvisa molto meno graduale rispetto a tutte le altre tutti gli altri limiti di velocità o modalità di guida. E questa stabilità su strada è data non solamente dagli ammortizzatori, che come abbiamo detto questi ammortizzatori sono indipendenti uno dall'altro. Perché questo è importante? Perché se ci fosse un ostacolo su questa ruota, le altre tre ruote rimangono stabili e solamente questa viene sbalzata e non sentite assolutamente nulla. Ma non è solamente questo, perché la durezza della curvatura avviene tramite un sistema indipendente anche dalle sospensioni. Infatti le sospensioni sono regolabili con questa ghiera, mentre la curvatura possibile o la durezza della curvatura dei track vengono regolati tramite questo bullone e questo dado di blocco. Quindi regolare la curvatura a seconda del vostro peso, del vostro desiderio, della strada che dovete fare. Ecco, se volete smollarla basta smollare questo dado e tramite una brugola regolare l'altezza di questa vite, poi ribloccarla per ottenere l'effetto desiderato. Il mio è arrivato dalla fabbrica, direi che leggermente duro per il mio peso di 70 kg, forse è adatto più a 80 o 90 kg. Comunque è molto gestibile nonostante questo, infatti non ho cambiato nulla perché abbiamo una tavola davvero molto larga, anche questa curvatura della tavola che viene in su e si allarga da questa parte sia davanti che dietro, aiuta moltissimo ad avere più leva e riuscire a spingere e curvare comodamente. Tutta questa stabilità su strada e anche fuori strada è grazie anche alla gomma da 8 pollici, che è una gomma con camera d'aria, che a guardarla potrebbe assomigliare per esempio all'H2C della Lautier, ma qui abbiamo un sacco di extra e un sacco di dettagli che secondo me vale assolutamente la pena
pagare per quello che offre questo skateboard. Per esempio, una cosa che non abbiamo nell'H2C è questa protezione, che come potete notare ho già rovinato perché sono andato su fuoristrada, ho picchiato dei sassi, sono salito su alberi, rami, eccetera eccetera, e però come potete notare né la cinghia e neanche gli ingranaggi sono stati danneggiati grazie a questa protezione. Non solo, il sistema di propulsione è studiato davvero nei minimi dettagli, non solamente per ottimizzare la spinta, ma anche per evitare che lo sporco, l'erba entri all'interno o tra la cinghia e gli ingranaggi, che sì, raccolti di sicuro se andate nell'erba alta, ma d'altra parte non intaccano assolutamente il sistema. Non solo, ripeto, io ho trattato male il mio per voi, voi non trattate male il vostro, io ho raccolto un sacco di erba che ho trascinato dietro, non ho neanche pulito, e il sistema si è auto ripulito da solo dopo qualche metro. Questa bestia pesa solamente 17 kg, è davvero sorprendente. Ovviamente questo è il modello S, che sta per scarso, della Ride Propel. Scherzi a parte, questa bestia che sto chiamando scarso è fatta in lega di magnesio da queste parti, anche qua in lega di magnesio sia davanti che dietro, e si estende tutto sotto la tavola. Questa parte qua invece è in lega di alluminio che supporta la batteria. Qui sotto abbiamo un fusibile, qua abbiamo il connettore della ricarica protetto da questo coperchio. Ricarica sorprendentemente rapida, specialmente per una batteria di una capacità così grossa, perché questo caricabatterie da 5 ampere riesce a ricaricare la batteria completamente da zero in sole 3 ore. Abbiamo parlato della velocità massima dello skateboard, della spinta in salita, della coppia, eccetera eccetera, ma non abbiamo parlato della frenata, cosa molto importante ovviamente, specialmente se arriviamo a 50 km/h. E devo dire che la frenata di questo skateboard non è solamente soddisfacente, ma di più, anche perché possiamo regolare la frenata esattamente come regoliamo sia il limite di velocità ma anche la coppia desiderata. Ok, in questo momento sono in discesa senza dare gas, freno. Anche il freno è fantastico. Certamente non è solamente importante la velocità in salita, nella solita salita, la solita rampa, ma anche molto importante la frenata, specialmente con un mezzo del genere. Quindi adesso proviamo la frenata nella solita rampa. 1, 2, 3, sono a 17 km/h e sta sgommando qua dietro. Sicuramente se fossi sceso al contrario, adesso lo proviamo, la frenata sarebbe maggiore perché le ruote scivolano di meno. Proviamo adesso la velocità dell'Endeavor S nella solita rampa dove le macchine hanno difficoltà. Siamo a 27, 26, 25 km/h. Ok, visto che siamo adesso al contrario, proviamo la frenata dell'Endeavor, arriviamo a 25 km/h. Adesso l'ho invertito così abbiamo le ruote con i motori davanti, abbiamo una frenata maggiore perché le ruote non scivolano. Arriviamo a 25 km/h, siamo a 25 e come potete notare rallenta tantissimo, frena addirittura, davvero fantastico, molto molto sicuro. Devo dire che nonostante la velocità è uno dei più sicuri sicuramente, appunto grazie alla sua potenza e quindi frenata anche. Il tutto tramite il telecomando che come potete notare in questo momento non è connesso, e quando non è connesso ecco vibra, quindi se si dovesse sconnettere inizia a vibrare, vi avvisa. E per accendere lo skateboard, il modello S, abbiamo un pulsante qui, ma in realtà con questo skateboard non dovete neanche abbassarvi perché basta muovere un pochino le ruote. Adesso ho dovuto muoverle un po' di più per accendersi in automatico. E come funziona questo? Beh, è molto semplice, perché la frenata rigenerativa, ovvero quando lasciamo l'acceleratore, i motori ovviamente producono corrente elettrica, la sente l'esca, appena la sente, sente che vi state muovendo e accende, connette la batteria. Frenata rigenerativa davvero molto utile in questo caso, molto più utile rispetto per esempio
agli skateboard a hub, perché qui possiamo davvero generare una corrente elettrica che può incidere sull'efficienza della batteria. Telecomando peraltro molto completo, tranne per quanto riguarda la luminosità. Avrei voluto una luminosità maggiore del telecomando sotto il sole. Comunque ci dà la percentuale della carica del telecomando, ci dà la percentuale della carica in tacchette dello skateboard, ci dà i chilometri totali che abbiamo fatto, quant'è la velocità massima che abbiamo raggiunto nell'ultimo viaggio, la velocità attuale, e ci fa vedere FV se stiamo andando in direzione in avanti. Invece se clicchiamo questo bottone due volte backwards, vuol dire che stiamo andando nella direzione al contrario, questo ovviamente per evitare di dover girare lo skateboard quando arriviamo a un limite. Cliccando due volte per andare da avanti a retromarcia, ecco, il telecomando vibra anche, e quindi questa scritta reverse dovrebbe essere sbagliata, perché dovrebbe essere da questa parte, perché questo bottone decide solamente le velocità e anche la coppia che possiamo avere con questo skateboard. Per quanto riguarda le velocità possibili, abbiamo la velocità low che va a 8 km all'ora, la velocità media che va a 15 km all'ora e la velocità high a 45 km all'ora, con una partenza, diciamo, che difficilmente descriverei come dolce, però sicuramente molto graduale, molto più graduale rispetto alla modalità Pro, che è una cosa davvero indescrivibile. Qui in basso a destra, come potete notare, c'è scritto B, quindi Brake Pro, e come si cambia la forza di frenata? Basta andare con la rotellina indietro, quindi per frenare, e cliccare questo bottone per cambiare da braking low, quindi una frenata molto dolce e graduale, una frenata media, una frenata alta e una frenata Pro. Il telecomando appena arriva impostato in miglia all'ora, non in chilometri all'ora. Per impostarlo in chilometri all'ora basta spegnerlo e accenderlo con tutti e due i bottoni accesi, e qui possiamo cambiare alcune impostazioni nel menu segreto. Ecco, vi sconsiglio di cambiare le altre impostazioni tranne l'impostazione delle unità di misura a chilometri all'ora. Non solo questo skateboard, ha anche il cruise control, che io sinceramente preferisco non utilizzare. Comunque, se volete utilizzarlo, basta accelerare una volta che siete a una certa velocità, supponiamo che siamo a 18 km all'ora, basta cliccare il bottone di accensione e spegnimento, lasciamo il telecomando. Come potete notare, adesso le ruote stanno andando lo stesso, basta frenare per o accelerare per disinserire il cruise control. E anche se secondo me questa antenna rovina l'aspetto di questo skateboard, non solo la posizione direi non molto comoda, potrei anche picchiarla con il piede e rovinarla, comunque è un'antenna di ricezione, si potrebbe cambiare molto facilmente, è un'antenna con connettore semplice SMA che si potrebbe rimpiazzare eventualmente con un'antenna ad adesivo se volete. D'altra parte, la ricezione tramite questa antenna è davvero molto solida, e come al solito vi lascio il link coupon sconto a questa meraviglia nella descrizione del video. Come avete visto, questo video è sponsorizzato da cdkeyoffers.com. Ride Propel non ha assolutamente pagato neanche un centesimo per questa recensione, e tutte le mie opinioni a proposito di questa meraviglia davvero davvero consigliata sono le mie opinioni, basate ovviamente sui test che ho fatto. Se avete domande, lasciatele giù nello spazio commenti. Nel frattempo vi saluto e ciao, alla prossima.